Liga, buonanotte all'Italia su RTL 102.5, cara Zac. Si aggirano nello sono studio. Già qui, sono sì. Già nello studio, d'altronde Sting è di casa, qui è già stato nostro ospite di recente, Sting e Shaggy, tra pochissimo e faremo un po' di domande su questa che è la loro collaborazione, ma non prima di aver ascoltato il nostro new hit. E allora, infatti, intanto mandate le vostre domande, le abbiamo già selezionate nei social, giusto Pecchia? Esattamente, però c'è ancora tempo, voglio dire. Beh, quindi inviatele e se no altrimenti i vostri messaggi al 349-349-1025. Allora, prima di addentrarci in questa coppia alla Miami Vice, Sting e Shaggy, dicevi del new hit, e beh, insomma, arriva Gazelle, eh? Bella questa nuova canzone, ve la proponiamo, e tra pochissimo appunto Sting e Shaggy in the house. Intanto questa è Sopra. Gazelle, questo è il nostro new hit. Allora, li abbiamo già preannunciati, sono qui, sono venuti a trovarci Sting and Shaggy. Welcome back! So good to see you again. Oh, grazie. Yes. So, how are you doing tonight? You're going to play your new single at X Factor. We are. So, what about that? We're excited. Yeah, gotta get back, bomb baby. Beh, yeah. Stasera canteranno per la prima volta X Factor, il loro nuovo singolo da questo album che ha avuto così tanta fortuna, è un album così inaspettato che ha come titolo praticamente i codici per chiamare la Giamaica e gli Stati Uniti 44876. This album was unexpected. I mean, we talked about this prior. I mean, in February, last February, it was really unexpected, but it was kind of out of really the joy of making music together, right? I like the unexpected. I think the unexpected is the most exciting thing in music. And so when people say to us, oh, we didn't expect Sting and Shaggy to work together. Success! Beh, nessuno se l'aspettava questa collaborazione, però ha detto Sting, a noi piaceva questa cosa di fare delle cose inaspettate, però come io sottolineavo è un album che è nato proprio dalla spontaneità, dalla gioia di incontrarsi e di fare musica, anche perché tutto è partito con una chiamata. You are the one responsible for this. I mean, you call Sting for a collaboration live concert, right? Wasn't me. Oh, come on. Wasn't me. Like the song. it started from one song. It started from Don't Make Me Wait. Don't Make Me Wait. And, you know, I asked him to come on the song. And he came and did an amazing job on the chorus. And then he was doing a project. An album, and we decided to, you know, extend the music a little bit more and do some more music, and we just enjoyed each other's company, and then that kind of turned into what is now an album. Ecco, come dicevamo, una cosa inaspettata, perché tutto è partito dalla canzone Make Me Wait. Shaggy ha chiamato Sting per partecipare come featuring a questa canzone, ma da cosa nasce cosa, e da lì è diventato un album vero e proprio, che insomma stiamo celebrando anche oggi, perché è uscito questo nuovo singolo accompagnato da un video molto molto divertente, che vi invito a seguire anche la divisione sul canale 36 del digitale terrestre 750 di Sky. E allora ce l'ascoltiamo, Gotta Get Back My Baby. Gotta Get Back My Baby, Sting e Shaggy. E beh, hanno recuperato, anche perché ci segue in radiovisione, come dicevi, un cult come Miami Vice. Eh sì, perché il video è stato girato. Maybe so it seems that you had a lot of fun making this video. So tell me something about the story. I mean, who decided about the story? You know, the only city we could do it in because of the itinerary was Miami. So we thought, well, let's do Miami Vice just as a spoof. You know, there's two of us. And, he's my driver. I do all the driving. Shaggy fa l'autista, l'hanno fatto a Miami. And there's an interesting story. He drives on the wrong side of the road. You have a police badge. Oh, yes. Perché vero, dice no. Che Sting guida dalla parte sbagliata della strada. Beh, sì, anzi, prima ho detto 44 che era il codice per chiamare gli Stati Uniti, invece no, l'Inghilterra, giustamente, ecco perché poi lui guida dall'altra parte. E dice, sono divertiti un sacco a fare questo videoclip ispirato un po' al mondo di Miami Vice, e loro fanno i poliziotti. You two wears a police badge. Right? Police badge, giustamente. Non può che. Però tutto comincia con una festa, because you're retiring, right? In the I'm video. I'm retiring, yeah. Yeah, but you have a I think it's time I retired. No, lui sta andando in pensione, praticamente il suo ultimo giorno di lavoro, gli danno questo compito di catturare questa pericolosissima criminale che poi alla fine invece gli ruba la macchina. The car is for your boss, from the captain, right? It's yes. The captain's car. It's a story, it's a film. Quindi se avete l'occasione, he's lent us the car so we can blend in.
but we lose the car. Ecco. So it's a nightmare. Who's the who's the one responsible for this? It wasn't me. No, it's always him. Sempre colpa sua. Probably me. But wasn't me. No, guardate, se avete l'occasione andate a cercarvi il video e guardatelo dall'inizio alla fine perché è molto divertente. C'è un famosissimo attore che fa la parte del capitano e che gli dà appunto questo incarico, gli presta la macchina e loro guida Shaggy e vanno a fare questa missione, ma la protagonista, quella che dovrebbero catturare, in realtà gli ruba la macchina e alla fine Shaggy dice: non sono stato io. Ovvio Dio. Va bene, Sting e Shaggy quest'oggi con noi. Allora, fra poco andremo anche nel Social Corner per scegliere una delle tantissime domande che sono arrivate. E ovviamente, caro Pecchia, ci penso io. Ci pensa la Zag perché. We're going next to the social to see how the question from all the listeners. Okay. Are you ready for that? No. Vabbè, non sono pronti, ma saranno pronti tra pochissimo. Quindi restate lì su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight. Il suono di Sting e Shaggy su RTL 102.5, Don't Make Me Wait. E questa canzone poi ha dato il via a tutte. It all started with this song, right? Yes, it all started with this song. E guardate un po' dove siamo arrivati, li abbiamo visti a Sanremo, li vedremo questa sera a X Factor con il nuovo singolo. E adesso sentiamo nel social che cosa vogliono sapere. Sì, perché sui social è un po' incuriosito questa foto di loro due a Los Angeles in studio e poi nella foto dopo in compagnia di J. Cole. Quindi c'è un follower che gli chiede che cosa stavano registrando a Los Angeles. You were in Los Angeles recently and you published on a social network a picture of you in the studio recording something, and then there's a picture with the rapper J. Cole. So what happened? There's something new? We were there to do some recording of our own, and we ran into J. Cole. In the car park. So we just sempre nei parcheggi, nelle cose. Sono incontrato con Giacomo, sono fatto la foto, però ero in studio a registrare qualcosa di nuovo. So there's something more about you too? I mean, you are recording something. We're always recording stuff. It's what we put out, that's the problem. Okay. We've done a mashup of Lucid Dreams and Shape of My Heart. They're easy. I mean, basically the same songs. Yeah. Because we do that in our show. Okay. Allora ho fatto un mashup di Lucid Dreams di Juicy WRLD e la canzone Shape of My Heart di Sting, perché Sting è tornato tra l'altro in vetta alle classifiche americane proprio per questa canzone che utilizza la sua Shape of My Heart. Sting insomma è stato ben contento di dare l'autorizzazione alla canzone che sta avendo grande successo, ma loro la fanno, dice, durante il loro live. Quindi il loro live, esatto. E poi parleremo comunque anche del live appena prima di salutarci. Sì, questo tour loro che continuano, hanno fatto. Ancora mica si fermano. Certo, non si fermano mai, così come non si ferma mai la musica. A proposito di X Factor, se qualcuno di voi non avesse Sky, tranquilli perché potete seguirlo direttamente su RTL 105, che è proprio la radio ufficiale. Questa sera ospiti ovviamente Sting e Shaggy. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima Just One Lifetime, accompagnato da un poetico video a cartoni animati, questa bellissima Just One Lifetime, Sting e Shaggy qui su RTL 105. You already played more than 50 shows around the world, tra l'altro anche hanno suonato più di 50 concerti in tutto il mondo, 5 of them here in Italy, and you are going everywhere. I mean, you're going to Russia next, and then Kiev and Prague, and until the end of November, and then what? Well, we have Christmas off with our families, and then I'm going to Toronto to do my play The Last Ship for a couple of months. And I will be releasing my new single and album. Oh, by yourself? Yes. Without me. Can you believe that? Why? He's so sad. È così triste, Sting. Aspetta un attimo. He's going in to make one too, so it's all good. Allora, praticamente ho detto che hanno fatto un sacco già di date, hanno fatte anche in Italia, continueranno fino a fine novembre, poi prenderanno una pausa perché c'è Natale, poi Sting va a Toronto perché c'è la sua play, la sua opera teatrale a Toronto, The Last Ship, e Shaggy ha il suo disco da solo per i fatti suoi, dice, però è tutto a posto perché anche Sting poi fa il suo di disco, quindi okay. I think you're gonna miss each other. We will miss each other, right? Yeah. Because you had a great time. I mean,
It's always harder to get back to doing it by yourself. Mm-hmm. Because I, you know, when I go and do my shows and I'm singing Angel or Wasn't Me, I'm like, Where is he? Yeah. And I'm the same. When I do my show without him, I say, where's the crazy guy? Yeah, esatto. È fantastico. Dice, insomma, comunque sentiranno la mancanza l'uno dell'altro, perché poi quando cantano delle canzoni che hanno fatto sul palco insieme, è strano non vedere l'altro. Quindi, l'altro, insomma, sicuramente avremo modo di rivederli. Guardate quanto sono belli, quanto sono carini. Thank you very much for being here. Thank it's been a you pleasure. For having us. Have a great show tonight on X Factor. Grazie. Thank Grazie you, mille. Thank you, thank you. Sting e Shaggy.